Ciao a tutti, nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei prodotti make-up che sto adorando in questo periodo. Direi di partire immediatamente in modo da cercare di fare un video abbastanza breve. Partirei dalle sopracciglia perché sto testando due prodotti di cui vi ho parlato appunto dopo Cosmoprof perché ve li ho presentati, che sono questi qua. La mia matita con la micromina Brow Food e questa invece crema, diciamo, per le sopracciglia di Kella Beauty. Allora, questa è una matita appunto con la micromina con due colori. Ha una parte appunto che è questa e l'altra che è questa qui. Le punte sono sottilissime, quindi è perfetta per andare anche a creare proprio il peletto. I colori sono questi due, uno è leggermente più caldo e l'altro è un po' più freddo. Sinceramente, nessuno dei due è perfetto per me, però andando ad abbinarli riesco ad avere un buon risultato. La cosa però che mi piace di questo prodotto è che ha davvero una velocissima applicazione e anche nelle parti dove io non ho i peli, quindi ho proprio la pelle, riesce a scrivere benissimo e andare a riempire, diciamo, le zone che io devo andare a ridisegnare. Nonostante questo, anche se appunto una buona scrivenza, lo vedete anche dal veloce swatch che ho fatto sulla mano, rimane un colore non troppo forte, quindi io devo magari andare a ripassare un paio di volte e così perdo l'effetto di pelo per pelo e vado a creare, diciamo, un sopracciglio più uniforme. Per cercare di dare un po' di movimento a questi due colori, che per me sono un pochino troppo tenui, vado ad abbinare una delle due tonalità di questa matita a questo prodotto. Perché? Perché io adoro questa crema, diciamo, per sopracciglia che ha il pennellino fatto così, e dall'altra parte, adesso io mi sono anche la crema sulle mani, che genio! Dall'altra parte ha il prodotto contenuto appunto in questa parte. Quindi voi andate ad intingere il pennellino qui dentro e a ridisegnare. Ve lo metto sulla mano. Eccolo qua, anche questo come vedete è caldo e anzi è decisamente più caldo, ne metto un po' di più in modo che si veda, ed è, volevo farvi vedere che comunque fa un tratto molto sottile, invece così ve lo metto più largo proprio per farvi vedere il colore. È decisamente più caldo anche della parte, diciamo, della matita di Brow Food. Questa cosa non mi permette di usarla da sola. Di usare questa crema da sola perché è davvero troppo calda rispetto ai miei capelli, che nonostante siano alla luce del sole castani, però sembrano più neri, quindi non mi piace usata da sola, ma abbinata con questa qui. Perfetta, e il risultato è anche quello che vedete oggi. Leggermente magari più caldo del mio solito, ma si va a sposare davvero molto bene con i capelli, quindi mi piacciono davvero tantissimo. Io questa di Kella Beauty non so se c'è una tonalità più chiara, più scura, penso di no perché questa è il dark brown, però probabilmente potrebbe esserci. Dovrei guardare e potrei davvero acquistare una tonalità più adatta a me perché questo anche da solo mi fa un effetto davvero ottimo. Si sfuma bene, si applica in velocità, permette di insistere un po' di più o rimanere più soft nell'applicazione. Anche questo scrive benissimo nelle zone in cui non ci sono i peli e davvero mi piace tanto. Come durata, entrambi non sono eccelse, secondo me con il caldo, il sudore, tutto quanto, un'intera giornata rischiano di non farla, perché ogni tanto magari se mi tocco le sopracciglia, se vado a sbattere così mi sbavano un po', cosa che magari la pomade di Nabla non mi fa. Quindi sulla durata l'unica cosa che ho sulla quale ho un po' di dubbi, però come resa, come effetto e soprattutto come utilizzo quotidiano e non in un periodo come questo mi stanno davvero facendo impazzire, quindi tutti e due super consigliati. Sempre per quanto riguarda gli occhi, direi di passare al mascara. Io qua ho un sacco di roba oggi perché poi vorrei registrare un altro video, ma vediamo se ce la faccio. Dicevo, mascara assolutamente lui, Gentleman di Mulac, mi sta piacendo tantissimo da quando l'ho acquistato il mese scorso, continuo
ad utilizzare lui. L'avrete visto in tutte le versioni, allo scovolino fatto in questo modo, un po' ricurvo, permette di pettinare benissimo le ciglia, di separarle, di allungarle, di volumizzarle. L'unica cosa è che secondo me preleva un po' troppo prodotto, anche se adesso che si è un po' addensato, decisamente meno. Però nelle prime applicazioni io devo andare a scaricarlo, altrimenti poi rischiava di unirmi troppo le ciglia. Non mi viene mai un effetto uguale quando lo utilizzo, ma a me questa cosa non dispiace, mi piace un pochino il rischio dell'imprevisto e quindi avere quel dubbio di chissà come verranno le ciglia. Ho imparato nel tempo a prenderlo un po' come vengono, come le sopracciglia e come il make-up in generale, senza stare a incaponirmi e intestardirmi, e devo dire che questo mascara mi piace tanto, 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 tanto. Un ottimo effetto, anche qui una veloce applicazione, quindi una buona resa in velocità, super consigliato, davvero ottimo. Per quanto riguarda invece il viso, un prodotto su cui non mi soffermo perché ve ne ho appena parlato in un video dedicato, quindi l'illuminante 04 di Puro Bio. Lo sto utilizzando come ombretto, come illuminante, mi sta piacendo davvero tantissimo e quindi io ve lo consiglio alla grande, ma appunto ve ne ho già parlato facendone un confronto con gli altri illuminanti Puro Bio e vi rimando a quel video. Sempre per quanto riguarda, diciamo, occhi e viso, due prodotti, questi qua, Neve Cosmetics, collezione Tea Time. Allora, il più utilizzato sicuramente è questo, il blush, che mi sbaglio sempre a chiamare, infatti è il White Tea, stavo per dire un'altra cosa anche oggi, il blush White Tea che io uso tantissimo come ombretto, anche oggi l'ho utilizzato come ombretto e mi fa impazzire. Mi piace anche però come blush e l'ho indossato per farvelo vedere. E è un tono secondo me perfetto per tutto l'anno, ma soprattutto per la primavera e estate. Io in questi giorni mi sto truccando praticamente utilizzando sempre questo prodotto e lo sto amando alla follia. Un altro grande amore, ve ne ho già parlato nel Get Ready With Me, è questo qua, che è l'ombretto Earl Grey. Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuto così tanto, invece io lo amo da impazzire. Ha un bellissimo effetto, è elegante, ha dei bei riflessi, potete usarlo nella piega, su tutta la palpebra, sfumato, insomma, meraviglioso. Io questi due veramente penso che li utilizzerò alla grande nei prossimi mesi, come sto facendo in questi giorni. Stessa cosa vale, ah vabbè, prima un altro prodotto viso e poi passiamo alle labbra, che appunto userò tanto, 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 tanto. Prodotti viso, sicuramente il preferito del periodo è lui, Slay the Game, il fondotinta di Mulac. Non mi soffermo su questo prodotto in questo video, perché? Perché ho già fatto un video di applicazione che vi lascio sempre nelle schede, ma tra un paio di settimane vorrei fare un update con la review, quindi parlarvi della mia esperienza in questo mese, che probabilmente diventerà un mese e mezzo, con questo appunto prodotto. Io lo sto amando, l'ho acquistato in due tonalità, la 04 e la 05, sto usando la 05 per fare un leggero contouring e la 04 su tutto il viso, ancora la tonalità giusta per me, probabilmente tra poco passerò alla 05. È un fondotinta che io vado a scegliere ogni volta che mi trucco in questi ultimi giorni, ma ci sono delle cose da dire. Quindi continuo ancora i miei test, lo testerò domenica quando sarò appunto da Mulac di nuovo, lo testerò a Milano la prossima settimana, quindi starò fuori tutta la giornata e avrò modo di testarlo per bene, unirò queste impressioni a quelle che ho già raccolto finora e poi ve ne parlerò in video, perché secondo me merita davvero un approfondimento e voglio farlo con calma. Per quanto riguarda le labbra, invece, sempre Mulac, un rossetto che io ho acquistato appunto quando sono stata in store un mese fa, ormai, quando c'era Cosmo Prof, ma anzi di più ormai, cos'era? Metà marzo, metà aprile, sì, un mese e mezzo, però l'ho lasciato lì fermo e l'ho iniziato a utilizzare solo pochi giorni fa. Bene. Amore, amore folle, praticamente lo metterai sempre. È questo che ho sulle labbra, l'avevo anche nel video precedente, e è uno dei rossetti Womanly X Sex Trainer, questo qua, il 45, rossetto opaco,
Io l'avevo provato, cioè me l'aveva provato la makeup artist sulla mano perché non avevo il tempo, il packaging è bellissimo, opaco, così splendido, non avevo tempo appunto di stare a swatchare tutti i rossetti come magari avrei voluto, eccolo, è lui, quindi ho chiesto a lei quale poteva essere un colore adatto a me, lei mi ha proposto questo qui, mi sono subito innamorata, gli ho detto sì 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 dammelo, lo voglio provare. Meraviglioso, opaco, confortevole, non secca le labbra, dura tantissimo, mi dura veramente un'intera giornata anche mangiando, bevendo, parlando, tutto quanto. Io lo ritocco solo una volta, se lo, tipo, lo applico la mattina e poi lo tengo tutta la giornata, ma solo per idratare leggermente le labbra, altrimenti potrei anche non riapplicarlo. Durata paurosa, davvero, effetto bellissimo, se vi piacciono i rossetti opachi io ve lo straconsiglio. Adesso appunto che tornerò in negozio voglio assolutamente guardare qualche altro colore perché la resa mi ha davvero stupita e rapita. Avevo sentito dire che questi rossetti erano molto secchi, sinceramente io non li trovo affatto, non lo trovo questo affatto secco, mi piace davvero tanto tanto tanto, confortevole, non secca, ho già detto tutto, non mi sto a ripetere. Un altro rossetto con un finish totalmente diverso da questo di Mulac, ma che ugualmente sto adorando, è il nuovo rossetto 12 di Puro Bio. Sono usciti due nuovi rossetti, appunto il 12 e l'11, a differenza insomma di quello che si potrebbe pensare in base al numero, il 12 è quello più chiaro, è questo qui, e ha questa tonalità, diciamo, rosa pesca. È un rossetto sheer, adesso ve lo metto qua, wow, quanto è bello, mi piace tantissimo. Il rossetto sheer ma ha un'ottima durata, un'ottima resa, io lo sto usando davvero tantissimo, anche mangiando e bevendo resiste, magari sì, questo per avere l'effetto glossato va leggermente, va ritoccato, però potete anche tenerlo tranquillamente perché non sparisce, diventa solamente un po' più opaco e il colore sbiadisce un po', però le labbra rimangono belle colorite. Io sono pazza di questo rossetto, mi piace anche l'11, però preferisco al momento questo, lo sto usando molto più spesso, è davvero bellissimo, ha un'ottima resa, non vi dovete preoccupare magari dei ritocchi se siete fuori, se lo potete portare con voi e ritoccare appunto se volete sempre un effetto lucido, altrimenti lasciare anche così, non secca, rimane confortevole, non se ne va in giro nonostante sia appunto uno sheer, non va nelle pieghe, anche quello di Mulac, vabbè, lo mettete sta, ma insomma vista la texture non l'ho neanche detto, però non si muove, anche questo comunque non se ne va in giro, rimane lì confortevole e davvero super 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 primaverile, ma anche estivo, quando saremo magari un po' più abbronzati, anche se io non punto ad abbronzarmi molto, ma comunque per chi ha invece ama abbronzarsi anche con niente trucco e giusto questo per dare un po' di luce, veramente un'ottima soluzione. Quindi direi che questi sono i miei prodotti make up preferiti del periodo, ma vi cito anche un ripescato perché magari avrete anche fatto caso negli ultimi video, magari anche nelle stories di Instagram, ho ricominciato a utilizzare la Magic Pencil di Nabla. Oggi non l'ho indossata, però negli ultimi trucchi l'ho usata veramente spesso, non la utilizzavo da un bel po' e mi piace tantissimo, è una matita diciamo nude, però nella versione che ho io un po' più sul marroncino, è perfetta per l'interno dell'occhio perché mi allarga diciamo l'occhio ma non mi va a fare quell'effetto bianco antiestetico perché comunque io ho gli occhi molto scuri e mi piace davvero tanto 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 tanto. Questa è la colorazione dark nude. Quindi un preferito che avevo da tempo lì ma che avevo lasciato un po' in disparte. Ogni tanto mi raccomando, frugate nelle postazioni make up perché ci sono delle belle sorprese, delle belle scoperte, dei prodotti magari accantonati possono darci soddisfazione, anzi a volte anche prodotti che magari in passato non ci hanno fatto impazzire, utilizzati in momenti diversi possono piacerci molto di più. Nulla, direi che questo è quanto, fatemi sapere voi quali prodotti state amando per quanto riguarda il make up in questo periodo, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti che vi ho citato io e come sempre se avrete voglia ci sentiremo qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacio grande e se vi andrà ci vedremo al prossimo video. Ciao!